Onorevole Gambino, questa mattina una conferenza stampa, due punti importanti ha voluto sottolineare. Partiamo dal primo, quello dell'organizzazione di Fratelli d'Italia in città. Un partito che si sta riorganizzando, inizia a Pagani, ma un partito che si sta riorganizzando un pochettino in tutta la nostra provincia, grazie anche alla capacità del coordinatore provinciale, l'avvocato Michele Cuozzo. Nel mio piccolo cerco di dare il mio contributo fattivo e costruttivo. Ovviamente Pagani, essendo la mia città, non poteva non comunque iniziare questo percorso di rinnovamento proprio da qui a Pagani. Vogliamo mettere a tacere anche queste voci che si susseguono in questi giorni, questo vai e vieni di nomi che dovrebbero uscire da Fratelli d'Italia, qualcuno che dovrebbe rientrare. Abbiamo un gruppo consiliare solido, mi auguro che sappia sempre di più e soprattutto meglio confrontarsi con il partito. E soprattutto un altro aspetto che va evidenziato, Fratelli d'Italia è in netta opposizione, non minoranza, è in netta opposizione a questa amministrazione. Siamo molto distinti e distanti da questi amministratori, da questo binomio Bottone-Donato, i quali sono devastanti per questa città, per la comunità paganese che ha bisogno di tutt'altro, non ha bisogno di persone mediocri che non hanno a cuore le sorti del paese. Ecco, se effettivamente amano questa città, una cosa utile la possono fare, è quella di dimettersi immediatamente, ridare il mandato ai cittadini, perché così avanti non si può andare. Questo è l'invito che ha fatto in conferenza stampa agli amministratori, agli attuali amministratori, al sindaco. Ha dovuto fare un excursus sugli anni della sua amministrazione, il ruolo che aveva all'epoca a Bottone, poi ha continuato come facente funzioni. Anche il fatto che lei ha deciso di lasciarlo andando via, insomma, qualcuno la invitava, mettiamo un uomo di fiducia, invece lei il ruolo del vice sindaco ha voluto mantenerlo. Se c'era un vice sindaco era giusto che il vice sindaco si occupasse anche delle problematiche nel momento in cui io sono stato sospeso, ma questo appartiene alla storia. Però va evidenziato un aspetto, perché sembra che questo sindaco sia sceso, ripeto, dalla luna nel 2014, quando si è avuta la competizione elettorale, e all'improvviso si è trovato in una città dove, come dice lui, sommerso da debiti, da problematiche da risolvere, e lui con, come dire, piano piano, con quel piagnisterio continuo, costante, che fa rabbrividire, no? Cerca poi di risolvere i problemi. La verità vera è che questo signore Bottone, che fa il sindaco a Pagani oggi, è stato dal 2002 al 2009, è stato parte integrante della coalizione che mi ha sostenuto. Questo signore è stato parte integrante di quella che è stata l'azione amministrativa avuta dal 2002 al 2009. No, forse questa lui ha ragione, forse lui ha ragione di questo. Perché effettivamente in quegli anni l'unica cosa che interessava a lui era, come dire, avere maggiore visibilità. Quindi chiedeva qualche posto in più in giunta, piuttosto che in qualche partecipata e quant'altro. Ma non si è mai preoccupato di un problema del paese. E quindi la verità è questa, che effettivamente lui ha ragione. Tutto ciò che abbiamo realizzato in quegli anni, l'auditorium teatro, multisala cinematografico, parcheggi interrato, pedonalizzazione del centro storico, chilometri di arredo urbano, lui forse non sapeva neanche quello che stava succedendo, però voleva la visibilità, la visibilità. Lei li ha chiamati amministratori devastanti, siamo distinti e distanti, e qui veniamo al secondo punto, distinti e distanti anche da quello che è l'ultima richiesta da parte della Corte dei Conti rispetto a determinati chiarimenti. È grave che io ho dovuto apprendere attraverso un social network, perché un cittadino aveva messo finanche il timbro del comune di ricevuta di questa cosa su Facebook. I consiglieri comunali non sanno niente. Hanno fatto dei chiarimenti e in Consiglio Comunale non hanno avuto la capacità di confrontarsi rispetto a quella che era la richiesta della Corte dei Conti. Ho fatto una relazione che ho mandato sia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, sia alla Corte dei Conti. Quindi la smettessero di piangersi addosso, iniziassero a lavorare per questa città facendo un atto di responsabilità, appunto le dimissioni. Questa città ha bisogno di nuovo, di una forte scossa.